quella che avete come dirigenti è una grande sfida, il calcio cosiddetto minore, come ha detto prima, lontano magari dai media, però è quello che poi fonda la base del movimento calcistico, e non si arriva ad alti livelli se non si parte dal basso. Questo forse è il vostro lavoro in questo momento, è quanto mai prezioso, visto che insomma poi talenti italiani ce ne sono sempre di meno, da voi parte un po' tutto. Beh sì, è il primo gradino di una scala del professionismo, e credo che un calcio, come ho sottolineato anche prima, che è fuori dai campi della comunicazione, dai campi dei flussi economici importanti, però è un mondo che vuole riconquistare il ruolo nelle comunità. È il calcio della comunità, è il calcio del territorio, è il calcio che deve avere una sua mission importante, che è quella della formazione dei giovani, dell'educazione, dell'informazione, dell'avviamento dei giovani a quelli che sono poi gli obiettivi, i progetti importanti della vita. Quindi dobbiamo stare attenti a non sfatando le divinizzazioni di miti o cercare di far credere che il calcio sia tutto un Eldorado. Il calcio è vita, è metafora della vita, il calcio è educazione, il calcio è aggregazione, è formazione, il calcio è cultura, quindi noi dobbiamo far capire ai giovani questa multidimensionalità che vive il mondo del calcio, e credo che la Lega Pro deve cominciare a diffondere questi messaggi. Prima diceva, non è vero che non ci sono più risorse, di risorse ce ne sono poche, ma magari mancano dirigenti, manca una formazione, quindi va un po' ribaltato il discorso. Sì, l'ho detto, ma oggi l'ho ribadito. La mia prima affermazione risale a un impegno che noi abbiamo assunto oltre 20 anni fa con l'istituzione di un primo corso di management dello sport ad Atri, il primo corso di laurea specialistico in disciplina di diritto ed economia dello sport. Questo sta a significare che al di là delle risorse bisogna avere anche gente capace nel gestire quelle risorse, e quindi non mi riferisco ai ruoli del politico, ma mi riferisco alla professionalità, perché quello che oggi rappresenta circa il 2%, il 2,5% del prodotto interno lordo del nostro paese non può trascurare la formazione, la professionalità e la specializzazione in un settore di gestione economica in cui è fondamentale capire quali sono le regole, ma non solo le regole del gioco, ma anche le regole dell'economia. Veniamo un attimo al calcio di casa nostra, c'è questa vicenda del Lanciano, e insomma, che un po', mentre il Pescara è tornato in Serie A, il Lanciano ha fatto una brutta fine poi per i suoi tifosi, e insomma, che fine farà, che speranza c'è anche un po' per il movimento abruzzese? Ma il movimento abruzzese è in linea con le difficoltà che sta vivendo il calcio italiano. È chiaro che oggi la crisi economica generale del nostro paese ha delle ripercussioni importanti nel mondo del calcio. Il mondo della Lega Pro, come dicevo, mondo professionistico, richiede molti impegni, molti sacrifici. Bisogna riscoprire probabilmente alcune modalità di approccio diverse. Oggi non ci può più essere l'uomo solo al comando, non ci può più essere l'idea del mecenate che è in grado di poter dare massima risposta o risposte puntuali ai territori e alle sue tifoserie. È indispensabile quindi scoprire una sorta di azionariato diffuso. È indispensabile scoprire l'idea di condividere i percorsi, di condividere le progettualità e forse riscoprire le progettualità nuove per dare al calcio quelle risorse che non sono risorse dei singoli, ma come dicevo prima, la sostenibilità deve passare attraverso la costruzione di un modello, quello che io chiamo modello italiano, che si basa solo ed esclusivamente sul territorio, quindi il territorio stesso, che rende sostenibile il progetto sportivo in quella località, in quella comunità.